Con il nuovo biglietto regionale attivo dal 1 agosto 2016, il tasso di evasione sui treni della Toscana è passato dal circa il 4% al 2,7%. Dettagli come il giorno di utilizzo, la città di partenza e di arrivo sono elementi che rendono più difficile la contraffazione o l'uso improprio del titolo di viaggio. È quanto emerge dalla quinta campagna straordinaria contro i furbetti del treno che si è svolta in Toscana. In 2 settimane, in ottobre, effettuati 50.000 controlli, con 4.000 persone allontanate prima di salire a bordo perché prive di biglietto e oltre 1.300 regolarizzate a bordo treno. Fra le tratte più controllate, le linee Firenze-Pisa-La Spezia, Firenze-Prato-Viareggio, Firenze-Borgo-San Lorenzo, Empoli-Siena e Lucca-Aulla. È la quinta volta nel 2016 che la Toscana, con le sue tratte metropolitane, finisce sotto la lente di ingrandimento della nuova attività strutturale e sistematica di controlli messa in piedi da Trenitalia. L'attività è svolta da agenti toscani affiancati da un pool di colleghi provenienti da altre regioni.